Buongiorno, benvenuti o bentornati nel canale. Oggi giornata super impegnata, è iniziata stamattina. Sono andata a Milano per una consulenza per una cagnolina, poi mi sono fermata al DM, vi farò vedere tra poco che cosa ho preso. Poi sono tornata a casa che era già mezzogiorno passato, ho portato fuori Runa. Adesso sto per pranzare, un pranzo molto veloce perché poi nel pomeriggio devo preparare una pizza e delle focacce e un dolce da portare via domani perché ci vedremo nel parco delle rovine del castello del paese dove andremo a vivere con i nostri amici per festeggiare in anteprima, diciamo in anticipo, Raffa il suo compleanno. Perciò niente, adesso io vado a mangiare e poi vi faccio vedere cosa ho preso al DM. Oggi, visto che ero di strada, sono andata al DM, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, partiamo da questa che è una mousse 3 in 1 per le pelli sensibili, è dell'Alverde. È una schiuma detergente 3 in 1 con estratto di Amamelis bio e camomilla bio per pelli sensibili. Protegge la pelle sensibile con delicatezza, dalle particelle di sebo, make-up, eccesso di sebo, tre funzioni, detergente struccante anche per make-up, waterproof e tonico rinfrescante. Quindi questa l'ho pagata, adesso ve lo dico. Alverde detergente 2,99 euro. Poi ho preso queste a 1,79 euro, che è tantissimo perché erano solo 3, e sono queste palline vegane al datteri, nocciola e crema alla nocciola, però avevo tantissima fame e qualcosina dovevo prenderlo. Poi della Yogi ho provato queste confezioni nuove che non sono più quelle grosse che facevano prima, ma diciamo la metà più o meno, e questa qui l'ho presa Equilibrio e Serenità, Melissa, Camomilla e Fiori di Tiglio. Avevo proprio voglia di prendere, infatti ho preso anche una semplicissima camomilla, proprio qualcosa di molto semplice da bere alla sera per rilassarsi prima di andare a letto. Poi ho preso, io non uso mai fondotinta, non mi trucco quasi mai, quelle poche volte metto un pochino di mascara, senza esagerare, però questa è una crema semplice con dentro un po' di crema colorante e anche la protezione dal sole. Quindi ho detto, vabbè, proviamola, e soprattutto per questi mesi, perché poi d'estate zero assoluti, però per l'inverno e per i primi soli ho detto potrebbe essere un'idea carina. Poi ho preso questi tortini al limone con la farina di farro che sono molto buoni. Poi ho preso la crema alla gianduia sempre della marca di DM. Poi ho preso questa candela alla lavanda perché ho finito le candele. Questo per il gabinetto, ho cercato una versione ecologica, però ancora non l'ho trovata e purtroppo buttando nel gabinetto le feci e la pipì agglomerata di Artù a volte dà un po' di cattivo odore, quindi avevo proprio bisogno di qualcosa. Però se voi conoscete invece un qualcosa che si può attaccare al water, però ecologico, scrivetemelo nei commenti, mi fareste proprio un grande favore. Poi ho preso il tofu affumicato e in ultimo avevo bisogno, perché devo fare tantissime lavatrici, di un detergente per lavatrice perché lo sto finendo. Questo aveva 50 centesimi di sconto, quindi invece che 3,90 qualcosa del genere, adesso ve lo dico. Invece che 3,99 dovrei averlo pagato con il meno 50 centesimi e basta. Questa è stata un po' la spesa che ho fatto da DM, che è un posto che mi piace particolarmente. Adesso invece mi metto a preparare la pizza e la focaccia. Ok, ho finito di preparare anche la torta alle mele e mandorle, adesso la metto in forno a 175 gradi per quasi una cinquantina di minuti. La ricetta ve la lascio in descrizione come al solito. Sto aspettando che finisca la lavatrice, infatti sentirete il caos della ventola, della lavatrice perché non ha scaricato bene l'acqua, forse l'ho riempita un po' troppo e quindi devo farle scaricare. Allora, la torta è pronta, è uscita molto bene, sembra un girasole, è molto bella. Adesso stanno facendo l'ultima parte di lievitazione le pizzette
e sta lievitando ancora, dovrà lievitare ancora quasi un'oretta invece la focaccia. Per stasera, visto che sono comunque i fornelli e ne avrò ancora per un po', andrò con qualcosa di semplice, quindi farò delle patate rustiche e il burger, ma senza pane, perché comunque già le patate sono carboidrati. E ci ho gelato dentro con la piadina, con le lenticchie a pranzo, perché appunto sono arrivata tardi e dovevo far veloce. Perciò stasera evitiamo altri carboidrati oltre alle patate, non perché io sia a dieta o altro, ma semplicemente per cercare di equilibrare un pochino i pasti. E niente, poi volevo farvi vedere perché siamo riusciti a trovare una quadra per il lavoro che stavo facendo settimana scorsa per i salti e gli hoop per Runa, però mi mancano dei paletti, quindi dovrò andare a prenderli, però almeno un salto dovrei riuscire a costruirlo, quindi lo costruiamo insieme e lo proviamo con Runa. Perciò adesso aspetto che finisca la lavatrice e poi ci vediamo per fare un po' di salti con lei. Le pizzette adesso le metto in forno a 250 gradi per una ventina di minuti. Comunque anche per questa, se volete, vi lascio la ricetta in descrizione. Ovviamente non sono ricette che invento io, però se vi va di provarle ve la lascio volentieri. Allora, alla fine abbiamo fatto in questo modo, cioè il connettore a tre l'abbiamo tagliato in questo modo in modo da formare il punto dove si appoggia l'asta, diciamo. Adesso vabbè, io ho usato questo provvisorio giusto per farvi vedere. Vedete che si appoggia in questo modo, ma perché non ho più paletti, devo andare a comprarli. Il problema è che non sono riuscita a far scorrere bene questo, si è incastrato, probabilmente io non ho abbastanza forza. Vedete, infatti se ne è incastrato uno anche lì in alto e poi proverò a farglielo fare a raffa. Oppure probabilmente si stringe troppo andando ad incollarli e quindi bisogna trovare il modo di magari incollarli leggermente un pochino più larghi per farli scorrere meglio. Comunque devo dire che sta in piedi abbastanza bene, perciò ci siamo quasi al punto di trovare la soluzione più adatta. Ho anche finito di cucinare, questa è la focaccia, questa è la torta mele nocciola e queste sono le pizzette pronte per festeggiare domani. Ma come sei lì? Allora, ieri sera non abbiamo finito il video, vero Runa? Perché eravamo troppo stanchi tutti e quindi abbiamo detto, vabbè, facciamo la fine domani mattina. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti! No, ho preso da solo i miei.